Cecilia Rodriguez è andata a convivere con Ignazio Moser, con Francesco Monte non aveva mai fatto questo passo. Cecilia e Ignazio sono andati a convivere dopo il Grande Fratello VIP, un passo mai compiuto con Francesco Monte. Cecilia e Ignazio continuano a bruciare le tappe dopo il Grande Fratello VIP. Come ammesso dalla stessa sorella di Belen in un'intervista concessa al settimanale Nuovo TV, l'argentina è andata a convivere con il ciclista. I due hanno preso in affitto un appartamento a Milano, città dove la Rodriguez vive da quando è arrivata in Italia. Si è invece trasferito lo sportivo, che fino a ieri ha sempre vissuto a Trento con la sua famiglia. Da quando ha conosciuto Cecilia, però, la vita di Ignazio è stata completamente stravolta. E dopo 4 mesi insieme e una convivenza forzata all'interno del reality show, i due hanno deciso di continuare a viversi H24. Un passo importante per la sudamericana che, al contrario, non ha mai convissuto con Francesco Monte nonostante i quasi 5 anni di relazione. Francesco Monte e Cecilia Rodriguez non hanno mai convissuto. Dopo il primo incontro a Ibiza nel 2013, Francesco e Cecilia si sono amati a distanza, tra Milano e Roma. L'ex tronista di Uomini e Donne non ha mai lasciato la capitale per trasferirsi nel capoluogo lombardo e lo stesso non ha fatto la Rodriguez, molto attaccata alla famiglia che vive al nord. Cecilia desiderava però convivere con il tarantino, come confessato di recente a Verissimo. Non ha voluto vivere con me. Le sue esigenze erano altre. Ha spiegato l'ex beffina Silvia Toffanini. Ma ormai Monte fa parte del passato di Cecilia, il presente e il futuro della Rodriguez ha un solo nome, Ignazio Moser. Cecilia e Ignazio, sì alla convivenza, no al matrimonio. Sì, ora conviviamo. Da quando siamo usciti dalla casa stiamo sempre insieme, così ho lasciato l'appartamento che condividevo con mio fratello Jeremias, ha confidato Cecilia Rodriguez alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. Sembra invece ancora lontano il progetto del matrimonio. Credo che per essere felici non sia necessario sposarsi. Il nostro progetto, ora come ora, è quello di stare bene insieme e di farlo il più a lungo possibile. Ci piacerebbe che la favola che stiamo vivendo durasse per sempre, ha puntualizzato la modella.